Margherita Oggero è in redazione di Dui pour un bagnantloli. Questa è una trasmissione che si chiama Dui pour un bagnantloli. A me non c'è problema. Dui pour un bagnantloli. Avete capito perché la signora Oggero. Dialettofona. Dialettofona. Allora, infatti, partiamo proprio di qui. Il romanzo di Margherita Oggero si intitola Non fa niente ed è pubblicato da Einaudi. Ma vorrei iniziare dicendo questo: se i lettori desiderano ripassare un po' i vocaboli piemontesi con questo romanzo, hanno la possibilità di farlo, perché adesso voglio fare qualche citazione, perché a me è piaciuto molto, no, questa. Ma non sono tantissime poi, però alcune. No? Allora, c'è Sciavandè, sì. Contadino bovaro, corretto, esatto, perché io Sciavandè, ecco, non lo sapevo. Poi abbiamo Germì, e questa Germia è l'impronta che il ferro da stiro lascia su un tessuto chiaro. Poi abbiamo Namonia Quecia, no, Namonia Quacia, un modo di dire piemontese molto irridente, devo dire, perché tanto tiro in ballo le monache, e vuol dire monaca accovacciata, quindi una monaca accovacciata dà l'idea, non lo so, della doppiezza in qualche modo, della così, dell'infingardaggine, diciamo. È una storia dove scopriamo una forte intesa fra due donne, sì, le protagoniste molto diverse fra di loro, che si aiutano a vicenda e che superano difficoltà enormi, in parte dovute al periodo, seconda guerra prima e durante la seconda guerra mondiale, anche dopo, ma in parte anche a delle scelte abbastanza difficili. È abbastanza difficile, abbastanza, se vogliamo, coraggiose, o comunque fuori dall'ordinario, Esther e Rosanna. Allora, ma questa storia da dove viene? Ha una provenienza o è veramente soltanto frutto dell'immaginazione? No, ha una lontana provenienza, perché quando io ero ragazzina, 14-15 anni, ero venuta a conoscenza di una storia di questo genere. Nel romanzo c'è la riscoperta di Torino come era negli anni prima e dopo la guerra. No? Non so, cito la gara di Formula 1 che si è tenuta al Valentino il 6 aprile del 52, poi la piola dei Tre Scalini in via Po. La piola dei Tre Scalini era una piola abbastanza nota, questa si può citare, non c'è più, ed era il ritrovo di, diciamo, artisti o comunque di persone che non andavano a dormire alle 9, ecco, di persone che gravitavano intorno alla musica, al cinema, al teatro, eccetera. E poi la passione di Torino, diciamo, per il jazz, che fin dal 1933 con l'Hot Club italiano inizia, il primo club jazz italiano, certo, che promuove questa musica che all'epoca forse non era così. No, era anche proibita, se vogliamo, però il Duce aveva un figlio romano, Mussolini, che poi è diventato un grande jazzista e che aveva questa passione per il jazz, per cui quando il figlio del capo ha una passione, insomma, è proibita, ma non è poi tanto proibita, insomma. E quindi si tollera l'Hot Club italiano. Poi però anche un'altra cosa interessante, anzi due: il concerto di Louis Armstrong al Teatro Chiarella nel 1935 e non ultimo, ma il Fred Buscaglione che cantava con gli Asternovas. Gli Asternovas. Il cui sassofonista è uno dei personaggi, dei protagonisti di questa storia. Margherita Oggero è stata un'insegnante, una professoressa. Allora, perché ho notato delle cose particolari, no? Per esempio, andiamo a pagina 198, pagina 198, e non solo a pagina 198, c'è un utilizzo della punteggiatura, in particolare delle virgole, che io volevo capire come mai, nel senso che, per esempio, qua dice, qua elenca chitarra, sax, tromba, basso, nello specifico, sì, e non mette le virgole. Ma perché? Perché è un'enumerazione per asindeto, lo dicono le grammatiche. Ecco, era questo, era, è una enumerazione per asindeto, cioè senza congiunzioni o senza sistemi. Quindi va benissimo. È benissimo, è corretto. Perfetto. Però devo dire che non si trova quasi mai. No, non si trova, perché secondo me i lettori, o comunque anche chi scrive, preferisce delle soluzioni più facili, cioè se metti la virgola si capisce subito che è un'enumerazione, se non la metti sei un po' più spiazzato, però secondo me la virgola non piace, tra i tanti segni di punteggiatura non mi piace, e ci metto anche la iniziale minuscola dopo il punto interrogativo, che si può mettere se si continuano
le interrogazioni dello stesso tipo. Ecco, però ha messo delle iniziali con la maiuscola, certo. E non c'era il punto. C'era il punto interrogativo? No. Ah, beh, quando riferisco dei discorsi indiretti. Saramago lo fa. Non per. No, ma no. Perché è interessante, adesso al di là della storia è tutto, è interessante vedere l'utilizzo dell'italiano, no? In un romanzo la costruzione è molto interessante, quindi ci sono queste cose. Note di costume dell'epoca, in Italia nel 1952 non si baciano per la strada neppure le ragazze da dancing appena conosciute, neppure a notte fonda. È vero, io mi ricordo che quando sono andata la prima volta a Parigi, ed era la fine degli anni 50, sono rimasta esterrefatta perché i ragazzi giovani, insomma, si baciavano per strada. C'era poi quella foto famosa di dei due innamorati che si baciano per strada, ma in età, perlomeno a Torino, poi non lo so, ma penso che se non capitava a Torino, non capitava neanche. Ci si baciava negli androni. Inizia lessicali del dialetto. Madama la suocera, madamin la nuora, certo. Per evitare malintesi. Quando sono vive tutte e due, perché quando poi madama la suocera muore, madamin diventa madama. Margherita Oggero, Non fa niente, pubblicato da Einaudi. Adesso stiamo arrivando al centro congressi dell'Unione Industriale, dove la signora Oggero presenterà questo libro. Io a questo punto la voglio salutare, però ricollegandomi all'utilizzo del dialetto, con un buon di cerea. Si può? Si può, però cerea davvero, ci pensavo l'altro giorno. Non va bene il cerea? No, va benissimo, però davvero questo non lo dice più nessuno.